Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. In questo video torniamo ad occuparci di Python, di Pygame in questo caso, e proseguiamo nella costruzione del nostro gioco. Questo è il file dell'esercizio del video precedente, ne produrremo uno anche oggi. Se desideri scaricarli, puoi mandare un'email ad esercizi.python@associazionemaggiolina.it e riceverai il link per scaricarli. Vediamo a che punto eravamo arrivati. Clicco due volte sul mio file, parte il gioco. Quello che avevamo fatto nel video precedente era occuparci di creare lo schermo di gioco. Eccolo qua, un'area di gioco che abbiamo chiamato la corsa nera. Delle dimensioni di 800x600 pixel. La particolarità di quest'area di gioco è che recepisce gli eventi. Quando io muovo la freccia del mouse, un'altra finestra vede tutto quello che viene fatto, dove è posizionata la freccia del mouse, se clicco e quant'altro. Questo serve per far sì che il mio schermo recepisca quello che io faccio con i comandi e sia in grado di far sì che il gioco esegua quello che voglio. Avevamo un problema nel video precedente, quando chiedevamo di chiudere, lo schermo non si chiude e quindi questa cosa è un errore che dobbiamo andare a trovare. Molti di voi mi hanno scritto e hanno già trovato questo errore, adesso andiamo a vederlo. Allora, chiudo da dietro, così si chiuderà tutto quanto. Apro il mio Python di modo che io possa vedere il sorgente di questo file. Vado ad aprirlo. Allora, file, apri, open. Ce l'ho in Python pubblica, erase01. Bene, questo era il listato del nostro programma. Il problema è qua. Come mi avete segnalato voi, qui c'era il loop, quindi lo schermo che continua a far girare il programma, quindi il programma è diciamo bloccato in un loop, continua a visualizzare lo schermo e prendere gli eventi da questo schermo. Quando viene eseguito il comando quit, quando gli viene chiesto di interrompere, quindi di premere la X, eccolo qua, se l'evento di Pygame è quit, la X. Gioco infinito, quindi la variabile che tiene in gioco il ciclo, diventa falsa. Qui c'è un errore perché ho usato un doppio uguale, andava usato un uguale solo. Negli if o nei while, ok, serve il doppio uguale per non confonderlo con la definizione di variabile. Quindi invece qui definisco una variabile, ci vuole un uguale solo, quindi gioco infinito diventa falso e andiamo avanti. Tolgo questa schermata, lo metto a commento, perché questo qui stampava, visualizzava gli eventi. Allora, visualizza gli eventi. A me non interessa che si visualizzino gli eventi. Li visualizzavo prima, tanto per renderci conto di quello che succede, ma a me quando gioco non interessa vedere tutte quelle scritte, per cui so che lo schermo funziona e tolgo la visualizzazione degli eventi. Lo proviamo. Allora, innanzitutto lo salvo con un nome diverso, così abbiamo un file relativo a questo nuovo tutorial. Allora, save as e lo chiamo race02. Dato che è, diciamo, la seconda lezione su questo argomento del gioco della gara. Faccio salva e lo faccio correre. Run module. Quindi succede la stessa cosa di prima, appare il mio schermo, solo che non c'è più lo schermo degli eventi, quindi quando io mi muovo, quando clicco, faccio qualcosa, non c'è lo schermo che mi scrive quali sono questi eventi, anche se questi eventi esistono lo stesso, e ora quando premo la X, il gioco verrà terminato. Mi viene chiesto, vuoi chiuderlo? Sì. Bene, e quindi adesso siamo pronti per proseguire il nostro discorso. Quello che vogliamo fare oggi è introdurre il protagonista del gioco, mettere una macchinina, quindi una grafica, all'interno del nostro schermo. Innanzitutto cambiamo un pochino il nostro listato, definiamo delle variabili in più che ci permetteranno di programmare con più comodità le prossime mosse. Allora,
Una prima variabile che desidero mettere è questa. Noi abbiamo definito lo schermo di gioco, quindi si chiama schermo di gioco, e ha una dimensione di 800x600 pixel. Benissimo, vorrei tradurre questi 800x600 in parole, quindi aggiungo delle variabili, le variabili le devo creare prima di quando debbano essere usate, quindi prima di questa riga. Allora, e la chiamo altezza schermo uguale 600 . Il nome è un po' lungo, un po' scomodo per programmare, ma in questo caso li usiamo così anche se sono lunghi per capirci meglio tra di noi. E larghezza schermo uguale 800. Bene. Ora usiamo queste variabili, quindi vado ad inserirle qui. Allora, qui al posto di 800 serve larghezza schermo e al posto di 600 altezza schermo. Bene, tra poco capirai perché ci serve questa definizione. Desidero anche definire dei colori. Questi li posso definire tranquillamente sotto. Allora, il bianco è uguale a, e quindi mettiamo i codici numerici che servono a fare il bianco, 255,255,255. Nei video precedenti abbiamo parlato dei colori. Poi il nero, black, scriviamolo bene, è uguale a 0,0,0, chiuso parentesi, e prendiamo un rosso, red, lo facciamo all'inglese, potremmo scriverlo all'italiana, ma va bene così, 255. 0,0. Poi eventualmente ne dovessero servire altri, ne definiremo degli altri. Bene, e questa è già una prima cosa, quindi ci siamo creati delle nuove variabili per una comodità di programmazione futura. Questo lo separo per leggerlo più facilmente. Ok, adesso ci preoccupiamo di avere il protagonista del gioco, quindi la nostra macchinina. Possiamo fare in due modi: andare a prendere un'immagine già pronta oppure disegnarne una noi. Il problema di prendere un'immagine già fatta è che questa deve essere libera da diritti d'autore, perché se poi decidiamo di pubblicare in qualche modo questo gioco non dobbiamo avere problemi di copyright per le immagini. Se invece la disegniamo noi, il problema è che ci vuole del tempo a disegnarla e bisogna avere un minimo di capacità. Cominciamo a disegnarla, perché comunque dà soddisfazione se la grafica del gioco l'hai disegnata tu, ma vedremo anche come fare a prendere qualcosa di già pronto. Io mi affido ad un programma di grafica, GIMP, il programma gratuito sul quale abbiamo dedicato altri video. Puoi usare un qualsiasi programma di grafica che sia in grado di realizzare immagini in formato PNG e poi vedremo perché. Questo è gratuito, ci sono altri video dove ne abbiamo parlato, per cui eventualmente puoi appoggiarti a quelli. Come disegnarlo? Allora, mi serve un'area di lavoro, quindi la schermata per scrivere la mia immagine, per disegnare la mia immagine. Vado su File, Nuovo. Allora, a questo punto la mia preoccupazione è: quanto deve essere grande la mia macchinina? Come faccio a sapere quanto voglio grande la mia macchinina? Quello che ho pensato io è quello di creare un'area di lavoro dove vado a disegnare la macchinina grande quanto lo schermo di gioco, di modo che io possa vedere tutto lo schermo e avere un'idea delle proporzioni, quindi a occhio decidere dove disegnare la macchinina. Nel mio caso le dimensioni dell'immagine deve essere di 800x600, questa era la nostra dimensione dello schermo. Mi interessa anche, tra le opzioni avanzate, che lo sfondo sia trasparente, quindi riempi con trasparenza. Dico ok,
Eccolo qua. E questo è in proporzione il mio schermo, è un po' zoomato, è al 66% delle dimensioni, quindi è un po' rimpicciolito. Io posso chiaramente ingrandire l'area e poi andare a chiedere il 100%. Ecco, così lo vedo realmente per quello che è. Questa è l'area di gioco e qui dentro disegnerò una macchinina, quindi la dimensione della macchinina sarà reale rispetto a quello che è l'area di gioco. Il piccolo quadrettato, lo schermo quadrettato qua sotto significa che lo sfondo è trasparente. A me serve che sia trasparente, quindi mi serve disegnare un'immagine senza uno sfondo bianco sotto o di qualsiasi altro colore, perché quando poi andiamo a giocare non vogliamo vedere un quadrato con dentro la macchinina, vogliamo vedere solo la macchinina, quindi quello che ci passa sotto la macchinina deve vedersi in trasparenza. E quindi ecco perché abbiamo scelto l'opzione di sfondo trasparente. Disegno una piccola macchina da corsa così come mi riesce. Non importa la posizione nella quale lo disegno, a me serve lo schermo solo per farmi un'idea delle proporzioni. Allora, disegno una macchina da corsa in stile antico. Eccolo qua, faccio più o meno di queste proporzioni qua. E la voglio fare azzurra. Allora, prendo il pennello. Ora che ho definito il corpo dell'immagine, dell'automobile, quindi più o meno comincio a capirne le dimensioni, posso zoomare la pagina, posso andare su dimensioni più grandi per avere più facilità di disegno. Abbiamo disegnato la nostra auto. Ora cosa ci importa? Intanto ritorno al 100% delle dimensioni. Ecco qua, questo è il mio schermo. A me di questo schermo interessa solo l'auto, per cui devo tagliarla via dal contesto per poi poterla importare nel mio Python. Nel tagliarla via, a me interessa che sia tagliata perfettamente a filo, senza neanche un millimetro di bordo, perché altrimenti nelle fasi di gioco l'auto non gestirebbe esattamente gli spazi, cioè mi capiterebbe di passare vicino ad un ostacolo e se la mia immagine è più larga di quello che vedo, perché il fondo resta trasparente, per cui se io dovessi tagliare l'immagine in questo modo, l'area trasparente non si vede nel gioco, ma questo pezzo di trasparenza fa parte dell'immagine e quindi farebbe sì che il mio gioco mi facesse perdere, mi segnasse che ho centrato un ostacolo. Quindi il taglio deve essere proprio a filo dell'immagine. Come fare? Vado con la mia bacchetta magica, seleziono lo sfondo, quindi seleziono tutto lo sfondo tranne l'immagine. Poi vado sul comando selezione e dico inverti. In questo modo visivamente non cambia niente, ma ora è selezionata l'immagine e non lo sfondo. Ora vado sulle dimensioni, quindi in immagine, e chiedo ritaglia alla selezione. Eccolo qua. Quello che ho ottenuto è un'immagine tagliata perfettamente a filo della selezione e quindi potrò usarla nel mio gioco. Ora la devo salvare. Vado su File, esporta come, me la vado a mettere in Python pubblica, quindi renderò questa immagine disponibile anche per te. Deve essere in formato PNG, quindi qui devo selezionare il tipo di file, deve essere PNG, perché il PNG è quello che permette la trasparenza, quindi il fondo, quello che non è disegnato, non si vede. PNG, perfetto. E qua le do un nome e la chiamiamo auto. Facciamo così, auto 1, e faccio esporta.
Esporta. Perfetto, quindi ora ho la mia immagine. Se vado in Esplora File, eccolo qua nella Python pubblica, quella che poi pubblicherò, c'è il nostro Race 1, che era il file dell'altra volta, Race 2, la programmazione di oggi, e la nostra Auto 1. A posto. Se voglio, da GIMP posso salvare il file sorgente, e quindi dico salva, che mi permette di in futuro modificare l'auto, magari cambiargli colore eventualmente, e anche quello lo metto dentro in Python pubblica, così avrai la possibilità di utilizzarlo anche tu. Quello è un XCF, e faccio salva, torno al mio schermo di programmazione. Quindi adesso dobbiamo utilizzare questa immagine. Allora, la nostra immagine si carica nel gioco di Python in questo modo. È una variabile, quindi definiamo una variabile che utilizza questa immagine e la chiamiamo auto1, come abbiamo chiamato la nostra immagine. No, chiamiamola auto e basta. Auto è uguale a pygame, questo è il comando che richiama l'immagine, punto .image, punto .load, che sta per carica, parentesi, virgolette, e il nome del file, auto1.img. Non mi ricordo se avevo usato la A grande o la A piccola nel nome dell'auto, vado a vedere, auto, avevo usato la maiuscola, quindi la chiamiamo allo stesso modo, auto1.img. Virgolette, chiusa parentesi. Per cui ora abbiamo una variabile, la variabile auto, che va a prendere dal nostro computer l'immagine auto1 che noi ci siamo creati. Questa immagine dovrà essere posizionata all'interno dello schermo. Quindi ci saranno delle variabili che definiranno a che punto dello schermo debba essere posizionata nel senso della larghezza e a che punto dello schermo debba essere posizionata nel senso dell'altezza. Definiamo queste variabili, le chiamiamo x per la larghezza e quindi uguale, aperta parentesi. Allora, larghezza schermo, per .045 verrà messa circa al 45% dello schermo, quindi un po' prima della metà, di modo che si risulti a occhio a metà, perché poi viene posizionata al margine sinistro, poi c'è l'immagine che occuperà un po' di spazio, e quindi più o meno un po' prima la metà della metà. Perché questo discorso? Io potevo dire esattamente la posizione, se il mio schermo è di 800, 400 è la metà, potevo fare il conto, 395, quindi posizionarla esattamente lì. In questo modo non ho bisogno di fare il conto io, gli dico circa al 45% dello schermo e lui la posiziona già, fa i calcoli e la posiziona già. Il fatto di aver dato una variabile che definisce la larghezza e l'altezza dello schermo ci permetterà in futuro di usare il nome e di dirgli più 1, più 2, per 5, ok? Di modo che lui faccia i calcoli in funzione della larghezza dello schermo. E l'altra variabile la chiamiamo y e la andiamo a mettere uguale altezza schermo, usiamo lo stesso concetto, per 0,8%, 0,8, quindi parte in fondo dal nostro schermo. Benissimo, eccolo qua, chiaramente cambiando i numeri si sposta l'immagine. E fin qua ci siamo. Ora però dobbiamo avere l'immagine, quindi creare una funzione che fisicamente metta l'immagine sullo schermo, perché per adesso abbiamo creato delle variabili che definiscono come deve essere e dove deve essere questa immagine. Ora vogliamo di fatto
creare la funzione che posiziona l'immagine nello schermo. Allora, la posso mettere dove voglio, ma chiaramente va messa all'inizio del programma, le funzioni, perché poi le devo chiamare. Posso comunque metterla qua, prima del gioco, di fatto. E allora facciamo una annotazione e ci scriviamo definizione delle funzioni. Ok, la chiamiamo disegna l'auto. Quindi questa funzione disegnerà l'auto. E la chiamiamo def disegna auto, aperta parentesi, dobbiamo chiedere quali saranno queste le variabili del disegno dell'auto, e saranno la x e la y, cioè vogliamo sapere la posizione della nostra funzione. Due punti, è una funzione molto semplice in realtà, ed ecco qua. Quindi adesso gli diciamo di prendere e posizionare l'auto, e il comando per prendere e posizionare l'auto è questa: game display punto blit. Quindi game display sta per lo schermo del nostro gioco, blit significa disegnaci sopra, in questo caso che cosa, quindi tra parentesi andremo a scrivere che cosa vogliamo disegnare sopra al nostro schermo. Vogliamo disegnare l'auto, quindi questa variabile qui, che sa già dove andare a prenderla. Dove la vogliamo disegnare? Allora, virgola, aperta nuovamente parentesi, x, virgola, y, e chiuse le parentesi. In questo modo la nostra funzione disegna l'auto alla posizione x e posizione y, quindi quello che io ho deciso. E fine del discorso. Questi comandi posizionano l'auto in basso nel nostro schermo. Ora dobbiamo chiamare la funzione, quindi il computer sa cosa deve fare quando io gli chiederò di disegnare l'auto. Ora devo chiedergli di disegnare l'auto. Vediamo quando andare a chiedergli di disegnare l'auto. La facciamo in questa posizione qua. Bene, qua. Allora, intanto, un poco prima di aggiornare lo schermo. A questo punto io dico al mio computer di disegnare l'auto. Bene, però mi piacerebbe disegnarla su sfondo bianco, quindi avere lo sfondo del nostro schermo bianco con dentro la nostra macchinina. Quindi intanto dipingo di bianco lo sfondo, quindi game display punto fill, fill è il comando riempi, e uso la variabile, avevamo usato all'inglese se non mi sbaglio, white, di modo che lui sappia già come fare, lo sfondo verrà disegnato di bianco, e ora stampo, quindi chiamo la funzione disegna auto, quindi disegna auto, parentesi, x, virgola, y, perché la dovrà disegnare a quelle posizioni. Messo in questa posizione qui, il comando disegna auto, quindi la funzione disegna auto, disegna la macchina ad ogni ciclo, quindi qui siamo in un ciclo infinito e il nostro computer continua a disegnare l'auto, perché deve continuare a disegnare l'auto ad ogni passaggio, perché poi noi cominceremo a spostarla, cominceremo a farla giocare. Per adesso sarà un'immagine ferma posizionata su uno sfondo bianco del nostro schermo. Ora, a questo punto, noi dobbiamo aggiornare lo schermo. Questo è il comando per aggiornare lo schermo. Ce ne sono due in realtà. Allora, uno è PyGame Display Update e l'altro è questo. Facciamoci un po' di spazio. È PyGame.display.flip. Aperta e chiusa parentesi. Posso usare l'uno o l'altro. Qual è la differenza tra i due? Il comando flip aggiorna tutto lo schermo. Il comando display update aggiorna tutto lo schermo se lo lascio vuoto, se dentro le parentesi non scrivo di niente. Se invece dentro le parentesi do delle coordinate, lui
aggiorna solo una piccola parte dello schermo. Questo rende le cose un po' più veloci nei giochi, diciamo, di super movimento, perché viene aggiornato solo una piccola parte dello schermo e il computer deve lavorare meno. Oggi decido di usare il flip per aggiornare completamente lo schermo, quindi questo lo metto come nota. Quindi qui ci scriviamo, a promemoria, aggiorna una parte dello schermo. Qui invece, come nota, aggiorna tutto lo schermo. Bene. Direi che ci siamo, possiamo provare se abbiamo fatto tutto bene. Allora, faccio run module. Mi verrà chiesto di salvare il mio programma, dico ok. Bene, c'è qualcosa che non va, perché non funziona, vediamo un po'. Non può aprire auto1.img e infatti questo file non esiste. Ho sbagliato a scrivere il nome, mi sono confuso. Non è img ma è png il nome del mio file, quindi non lo trova. Devo modificare la variabile che chiama il file immagine, che invece è png. Questo dovrebbe mettere a posto le cose. Run module. Ok. Ancora non funziona, vediamo cos'altro c'è di sbagliato. Game display fill white, ho sbagliato a scrivere qualcosa nel comando, al momento non vedo cosa. Ah, ok. Il problema del comando game display è che quando ho fatto il listato per me l'ho fatto all'inglese, mentre invece devo mettere schermo di gioco, quello è il comando giusto. Quindi dove c'è game display devo cambiarlo in schermo di gioco. Schermo di gioco. E ancora schermo di gioco. Questa era una variabile che avevamo definito noi e l'avevamo definita qua all'inizio, schermo di gioco uguale PyGame. In un primo momento io l'avevo fatto all'inglese, me l'avevo chiamato game display, poi ho deciso di modificarlo mentre facevamo il video. Allora proviamo di nuovo, run module. Ok. Ancora un problema. Allora, in questo caso dice che la posizione non è corretta. X, y, non è corretta. Andiamo a vedere il listato. Ha ragione, perché qui ho usato il punto e qui ho usato la virgola. Devo mettere il punto, non la virgola. Ok, run module, ok, ed eccoci che finalmente siamo riusciti. Quindi ora abbiamo creato uno schermo di gioco che prende gli eventi, noi gli eventi non li vediamo ma ci sono, e con il nostro protagonista, con la nostra immagine all'interno. Ci eravamo detti, ma se io volessi prendere un'immagine già fatta, questa l'ho disegnata io, ma se volessi prendere un'immagine già fatta come potrei fare? Potrei fare in questo modo. Allora chiudo, ok, vado su internet. Bene, mi auguro che il video ti sia piaciuto, ti invito a mettere un mi piace, eventualmente a commentarlo, a condividerlo e ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto, per non perderti i prossimi video su Python. Nel prossimo video cercheremo di far muovere questa automobile, quindi comandarne la posizione nello schermo. Ciao!